Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Io sono Beppe e lui è il nostro camprino Cricket. Oggi vi presento il kit carico acqua di Acqua Travel, che per chi guarda questo video, mi raccomando, approfittatemi perché abbiamo il 10% di sconto con il codice sconto Amici Cricket. Vi scriverò tutto qui in descrizione sul sito Camping Sport Magenta, su tutti i prodotti Acqua Travel. Che approfittate prima di fare il carico dell'acqua. Cosa ci consiglia Acqua Travel? Di fare la sanificazione con Sanigen, una bustina che appunto è dentro al kit, compresa nel prezzo. Prima di tutto, svuotare il serbatoio delle acque chiare totalmente, svuotare l'impianto idrico di tutto il camper, boiler compreso, aprire i rubinetti fino a che non uscirà solo aria, come in questo caso. Sia acqua calda, sia acqua fredda, sia in cucina, sia in bagno. Una volta fatto tutto questo, andiamo giù e guardiamo come proseguire. Prima di tutto abbiamo bisogno di una bottiglia di acqua vuota. Butteremo la soluzione Sanigen dentro alla nostra bottiglia e la riempiremo di acqua. La sciacquateremo un pochino e andremo direttamente a buttarla dove facciamo il carico dell'acqua. Almeno in questo modo si pulirà anche il tubo che da qui va alla cisterna delle nostre acque chiare. Svuotata tutta la bottiglia con la soluzione dentro la nostra cisterna, faremo il carico dell'acqua con la nostra gomma che abbiamo in dotazione con il kit Acqua Travel, in cui abbiamo il nostro filtro compact. È inutile pulire e igienizzare l'impianto se dopo ci ributtiamo sporcizia dalle nostre fontane. Questo ci aiuterà a bloccare sabbia, sporco, troiai che purtroppo le nostre fontane buttano dentro i nostri camper. Questo tubo è di quelli allungabili da 5 a 15 metri. Non va tirato, ma si allungherà con la pressione dell'acqua. Vi voglio far vedere come si allunga il tubo. Guardate. Resiste fino a 3 bar di pressione. Abbiamo un rubinetto anche che ci aiuterà nel carico dell'acqua. Una volta riempita tutta la cisterna, procediamo internamente al camper. Non ci resterà che riempire tutto l'impianto, boiler compreso, aprendo i rubinetti e facendo che non arrivi più aria dall'impianto. Mi raccomando, sia nell'acqua fredda, sia nell'acqua calda, sia in bagno, sia in cucina, dobbiamo riempire tutto l'impianto. Una volta rimesso in pressione l'impianto senza aria, bisogna lasciare 2-3 ore fermo l'impianto, ok? Che appunto la soluzione provveda a ripulire l'impianto. Io vi consiglio di lasciarlo anche 2-3 giorni. Non c'è nessun problema perché la soluzione non è appunto dannosa, non darà noia alle guarnizioni, non darà noia alle membrane della nostra pompa, sicché non ci sarà assolutamente nessun problema per questo. Una volta, dopo 2-3 giorni, ritorniamo, svuotiamo l'impianto dai rubinetti, acqua calda e acqua fredda, che andranno direttamente nella cisterna delle grigie e pulirà anche la nostra cisterna delle grigie. Riempiamo la cisterna delle acque chiare, gli diamo un'ulteriore sciacquata a tutto l'impianto e l'impianto in questo modo è pulito. Mi raccomando, almeno 2 volte all'anno, come ci consiglia Acqua Travel. Mi raccomando, per chi ha visto, per chi guarda questo video, mi raccomando, sul sito Camping Sport Magenta avete il 10% di sconto su tutti i prodotti Acqua Travel con il codice sconto Amici Cricchetto. Ragazzi, con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!